Buongiorno a tutti e bentrovati sulla Nuova TV per l'appuntamento meteo. Oggi 31 maggio si chiude uno dei mesi più piovosi, diciamo, degli ultimi 30 anni, sicuramente un maggio particolarmente instabile dopo un trend che vedeva 2-3 mesi ormai con precipitazioni sotto media. Febbraio, marzo e aprile erano stati molto siccitosi, invece maggio praticamente ha recuperato in gran parte questo deficit idropluviometrico e praticamente abbiamo una quantità di precipitazioni che a Potenza addirittura ha raddoppiato la media mensile, quindi siamo intorno ai 100 mm rispetto a una media di 50-55 mm, solo su Potenza. Non ho altri dati, però vi assicuro, insomma, che è stato un mese molto instabile, non freddo se vogliamo, ma comunque il fatto stesso della pioggia ha fatto sì che le temperature siano state un paio di gradi al di sotto delle medie stagionali. Vediamo l'immagine del satellite, ci mostra l'allontanamento verso destra, vedete, verso i Balcani del circolo della zona depressionale che ha portato tanto maltempo, ma ancora una volta sono presenti delle nu della nuvolosità, è presente sulla parte centro-meridionale italiana, però si nota a sinistra dello schermo, vedete, la Spagna, la Francia e l'Italia, gran parte dell'Italia centro-settentrionale e il Mediterraneo sgombra da nubi, significa che l'alta pressione in qualche modo cerca di invadere anche il resto del territorio, avrà vita difficile perché comunque quella depressione sulla Grecia rimarrà per altri 3-4 giorni sul posto, non permettendo all'avanzata dell'alta pressione. Vediamo anche l'ingrandimento sulla nostra penisola. Come vi dicevo, notiamo ancora tante nubi, tanti temporali che si stanno formando in queste ore, soprattutto in Calabria, la zona più colpita dai temporali, qualche temporale sulla costa tirrenica, lucana e campana, insomma, e altri piccoli temporali si stanno formando nelle zone interne. Rispetto a ieri è una situazione un po' migliore, se vogliamo. Ieri è stata una giornata all'insegna del maltempo, soprattutto fino a tarda sera, e invece oggi avremo un'instabilità, ma sicuramente il tempo andrà migliorando in serata. Vediamo quindi per il proseguo della giornata odierna. Ci aspettano delle piogge, come dicevo, nel pomeriggio, però in serata, tra la sera e la notte, avremo un rasserenamento, quindi il tempo tornerà a essere discreto, buono, insomma, durante la notte, con temperature neanche tanto fredde, perché la nuvolosità e la pioggia non permetteranno alle temperature di scendere più di tanto. Vediamo la previsione per domani, una previsione all'insegna dell'instabilità pomeridiana. In mattinata avremo parziali schiarite, anche dei rasserenamenti piuttosto ampi, però alla fine avremo un nuovo peggioramento nel pomeriggio, ormai una classica di questo periodo. Vediamo, ecco le previsioni per domani, una situazione che vedrà una nuvolosità parziale, come dicevo, in mattinata e nel pomeriggio temporali, informazione soprattutto nelle zone interne, meno probabili sulla zona intorno all'Interland Materano, qualche temporale sulla costa ionica in sconfinamento dalle zone del Pollino, insomma una situazione che vedrà le precipitazioni concentrate essenzialmente nel pomeriggio, mentre in mattinata, in serata e nella notte non avremo nessun tipo di precipitazioni. Le temperature, come dicevo, non sono particolarmente fredde, rimangono leggermente sotto media, vedete, sono i 17 gradi su Potenza, la massima 21 gradi a Matera. Per quanto riguarda i valori minimi, 8 gradi a Potenza, 11 a Matera, insomma siamo qualche grado, come dicevo, al di sotto delle medie, ma nulla di più. I venti sono deboli da nord, con mari quasi calmi o poco mossi. Andiamo a vedere la tendenza per la domenica: nessuna novità, rimane questa goccia fredda sulla Grecia che condizionerà il tempo sulla nostra regione anche per l'inizio della prossima settimana. E per domenica ci aspetta quindi una nuova instabilità pomeridiana, ancora una volta mattinata all'insegna del sole con poche nubi e parziali schiarite, poi nel pomeriggio, per l'ora di pranzo e per il primo pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità con precipitazioni anche temporalesche, questa volta meno probabili forse sulle zone ioniche, insomma, nella linea di massima tutta la regione potrà avere questi temporali molto difficili da localizzare, ma comunque possibili su tutto il territorio. Le temperature per domenica continuano leggermente a salire, anche se rimangono leggermente sotto media, e avremo, vedete, i valori intorno ai 18-19 gradi di massima su Potenza, 22 su Matera, con minime tra gli 8-9 gradi a Potenza e i 12-13 gradi a Matera, insomma valori che gradualmente vanno verso le medie stagionali. I venti si orientano a nord-ovest, rimangono di debole intensità, con mari quasi calmi o poco mossi.
dicevo, questo tipo di tempo purtroppo lo ritroveremo anche all'inizio della prossima settimana, quindi anche il mese di giugno inizierà con la stabilità, però ci sono buone notizie, le vedremo fra poco. Intanto per lunedì è un'altra giornata all'insegna dell'instabilità, nuovamente si ripete lo scenario, quindi mattinata all'insegna del cielo poco nuvoloso, sereno poco nuvoloso, poi gradualmente con il passare delle ore altre instabilità, altre piogge, altri temporali, e quindi vedete gran parte della regione sotto l'instabilità pomeridiana. Forse la costa tirrenica è quella che riuscirà a avere un po' più di schiarite, proprio perché gradualmente, seppur lentamente, la depressione tende ad allontanarsi ulteriormente verso Levante. Dicevo, ci sono buone notizie, rimarrà in una stabilità diffusa ancora martedì e probabilmente mercoledì, però finalmente da giovedì questa instabilità andrà via e la pressione andrà aumentando, e ci sono anche gli spaghetti, vengono in nostro aiuto. Gli spaghetti ci mostrano, vedete, le temperature, la linea rossa indica la media degli scenari, mentre per quanto riguarda le proiezioni a lungo termine, vedete, gradualmente andremo sempre verso l'alto, quindi da temperature sotto media nel giro di 6, 7, 8 giorni massimo dovremmo prima raggiungere la media stagionale e poi salire, quindi non ci sono, vedete, a lunghissimo termine, che è difficile vedere degli spaghetti così concordi, non ci sono, anche a 15 giorni di distanza, nuove intrusioni di aria più fresca, nuove avvezioni fredde, quindi significa un tempo che va verso la stabilità. Anche le precipitazioni nel quadro sottostante sono indicate fino al giorno 5-6, poi abbiamo una pausa di 3-4 giorni almeno per poi forse ripresentarsi verso l'11-12 giugno, ma insomma ne riparleremo sicuramente la prossima settimana. Per fortuna questo grafico ci porta finalmente un clima più stabile, e questo è supportato anche dal modello americano GFS a lungo termine. Questa è una cartina proprio prevista per l'8 giugno, quindi sabato, e ci mostra l'aria più fredda scivolare verso il Portogallo, verso la Spagna, invece un promontorio anticiclonico dall'Africa risalire verso l'Italia. Ogni qualvolta l'alta pressione arriva dall'Africa significa maggiore stabilità, temperature sicuramente più calde, quindi da qui a 7-8 giorni aspettiamoci un sensibile aumento delle temperature. Se le previsioni dovessero essere rispettate con le cartine di oggi, potremmo avere la prima ondata vera di calore estivo proprio per il prossimo fine settimana, ed è il caso, insomma, che avvenga dopo tanta instabilità, tanta pioggia e tante temperature sotto la media. Quindi probabilmente avremo una fiammata, forse breve, ma intanto per il prossimo fine settimana ci aspetta sicuramente un anticipo d'estate. Per oggi è tutto, e arrivederci sulla Nuova TV.